nostra pineta, anzi chiamiamola riserva del litorale romano, sta subendo un attacco, come ben sappiamo. Stanno abbattendo tantissimi lecci, i pini, che li stanno potando in un modo indegno. In più hanno tolto tutto il sottobosco in nome di un antincendio mascherato, perché poi se andiamo a leggere le carte vediamo che la prima cosa che appare è utilizzazione forestale di una riserva che non potrebbe essere utilizzata in modo forestale, perché giustamente è una riserva e deve mantenere l'ecosistema integro e una biodiversità che aveva raggiunto, perché quella è una riserva che è lì da 70 anni, diciamo, abbastanza integra nel modo come la vediamo, e nel 1996 appunto è stata istituita questa riserva per mantenere quella maturazione che si chiama climax che ha raggiunto nel tempo. È una riserva molto importante anche perché è uno scrigno di varie piante, no? Conserva il pungitopo, che è una pianta comunque sia protetta dalla regione Lazio, conserva l'erica, il corbezzolo e tutte le piante della macchia mediterranea. Inoltre ci sono delle sughere molto importanti perché sono un testimone dei periodi andati, quando prima di essere stata bonificata la nostra zona era comunque sia colonizzata da altre piante e poi ovviamente è stata bonificata e di conseguenza ha perso la sua integralità. Ci sono stati fatti appunto dei fazzoletti di zona integrale per conservare questo ecosistema, e abbiamo visto che appunto da Fiumicino, Freggene e tutta quella zona, il corridoio continua su Ostia Antica, continua anche su tutta la zona fino a Pomezia, con la riserva statale del Presidente. Tutto questo, appunto dicevamo, che è stato distrutto, una parte di questo bene è stato distrutto, è stato mangiato in piccole parti, no? Un po' lottizzato, un po' ci hanno costruito, un po' per un modo o per l'altro, ce la stiamo giocando tutta. Penso che sia importante che tutti insieme lottiamo per conservare questo bene e non ce lo facciamo scippare. Metteremo in atto una manifestazione dove spero che parteciperemo in tanti, dove chiederemo che la nostra riserva va difesa e quindi vogliamo che sia inserita nel circolo della Natura 2000, che ha una maggiore tutela, che le foreste comunque sia vengano date in gestione al Ministero dell'Ambiente. E tantissime altre tutele che chiediamo che vengano attuate, e vogliamo soprattutto che questa riserva sia espropriata e tolta dagli Aldobrandini, perché è un bene di tutti e non vediamo perché un privato debba gestire un bene comune.